Gambe, polmoni, cuore e tanta passione. Questo è l'equipaggiamento che serve per affrontare la Strasimeno, l'ultramaratona internazionale di 58 km in programma domenica 18 marzo e che coinvolge i comuni dell'area intorno al lago Trasimeno. Già il primo obiettivo è raggiunto perché sono state superate le 2000 iscrizioni con atleti provenienti da ogni parte d'Italia, ma anche da Germania, Francia, Repubblica Ceca e Ucraina. I dettagli e le novità della 17ª edizione della manifestazione podistica sono stati illustrati a Perugia. Sono stati introdotti circa 20 km di pista ciclabile per essere ancora più vicini al paesaggio lacustre e per essere proprio immersi nella natura del lago. La novità principale è questa. Inoltre ci sarà anche una passeggiata non competitiva che abbiamo battezzato la Strasimeno che incontra la Strasimeno, che partirà da San Feliciano e va incontro alla Strasimeno, questo per far partecipare la gente locale alla nostra manifestazione. Oltre naturalmente l'intervento delle scuole focalizzato più che altro su Castiglione del Lago, che anche quest'anno si prevede la partecipazione di oltre 500 bambini delle scuole al Via della Strasimeno, che faranno pochi chilometri, però saranno partecipi della festa. La corsa podistica di 58 km, competitiva e non competitiva, partirà alle 9.15 da Castiglione del Lago e lì si concluderà. Previsti anche percorsi intermedi che avranno la stessa partenza ma traguardi differenti. 10 km con arrivo a Borghetto, anche non competitivo, mezza maratona di 21,097 km con arrivo a Passignano sul Trasimeno, 34 km con arrivo a San Feliciano e maratona di 42,195 km con arrivo a Sant'Arcangelo. Una manifestazione, la Strasimeno, legata a doppio filo a sport e turismo. 2-3.000 presenze nel Trasimeno significano tanto indotto per il turismo, significano che sicuramente molte persone avranno la possibilità di ammirare il paesaggio naturalistico del Trasimeno, che è ancora bellissimo e incontaminato e che noi siamo fieri ovviamente di poter far vedere a chi viene da fuori e chi magari poi deciderà anche di tornare nel nostro lago. Sicuramente è una grande occasione che porta molta gente, ma lo sport appunto è un buon veicolo per attrarre, sicuramente per far conoscere il Trasimeno. Appunto, pensiamo che il Trasimeno sia un luogo dove lo sport possa giocare questo ruolo. Bisogna ringraziare tutti i volontari che ci sono, però loro organizzano in base alle proprie possibilità, i comuni partecipano in base alle proprie possibilità, è giusto ed è giunto il momento di sostenere questo evento con contributi importanti che richiederemo a breve al GAL. C'è da fare onore veramente alla Pilippide, che sta crescendo sotto tutti gli aspetti e dal punto di vista organizzativo anche della promozione dello sport per i giovani.